Una volta che hai creato una cellula di grasso, non te ne puoi più sbarazzare. È questo il dogma su cui si fondano tantissimi studi scientifici e anche tantissimi consigli che puoi trovare nel web. In questo video andremo a vedere, attraverso dei recentissimi studi, come questo dogma sia stato ribaltato, dando speranza finalmente alle persone sovrappeso o con un eccesso di grasso di poter perdere questo grasso, di poter eliminare le cellule adipose in eccesso, non tanto rinunciando a qualcosa, ma aggiungendo gli alimenti indicati. Alma Fisio, curare, non trattare. La ricerca riguardo le persone sovrappeso e la loro capacità di perdere o meno grasso è principalmente concentrata sulle cellule adipose. Gli studi ci dicono che una persona può produrre nuove cellule adipose fino ai 20 anni. Se arrivi a 20 anni con un gran numero di cellule adipose, te le devi tenere tutta la vita. E quando dimagrisci non stai perdendo delle cellule di grasso, ma in realtà stai semplicemente riducendone la dimensione. Questo è il motivo principale per cui anch'io mi sono reso conto che amici un po' sovrappeso in realtà non mangiano il doppio di quello che mangio io o neanche tanto meno il 20% in più. Spesso, anzi, quando ho passato qualche giorno o settimana insieme a loro, mi sono reso conto che fra i due chi mangiava di più probabilmente ero io. Evidentemente, però, io ho poche cellule adipose, mentre loro ne hanno di più. E queste cellule adipose, come veri e propri organi, producono degli ormoni che influenzano tutto il loro metabolismo e la loro capacità di trattenere o bruciare calorie. In effetti, studio dopo studio dopo studio hanno confermato come una persona sovrappeso che perde qualche chilo di troppo non sta in realtà eliminando le cellule adipose, ma semplicemente le sta riducendo di dimensione. La stessa cosa si ha dopo un'operazione di chirurgia bariatrica, in cui si va a restringere lo stomaco, ma non si ha nessun effetto diretto sulle cellule adipose. L'unica vera chirurgia efficace nel eliminare le cellule adipose in eccesso è infatti la liposuzione. Finalmente però possiamo dare una speranza anche alle persone sovrappeso e recentissimi studi ci hanno dimostrato che ci sono alcuni ingredienti che puoi aggiungere fin da subito nella tua dieta e ti porteranno all'apoptosi delle cellule grasse. Apoptosi, che vuol dire automorte della cellula stessa. L'apoptosi, di cui abbiamo già parlato approfonditamente in un video che se vuoi puoi trovare cliccando qui in alto, è quel meccanismo in cui la cellula si suicida, si autoelimina ed è molto efficace nelle situazioni in cui c'è una cellula senescente o comunque degenerata che è meglio che venga eliminata piuttosto che crei problemi. Questo suicidio cellulare può essere indotto quando fai esercizio o quando fai del digiuno. Ma oggi ti dimostrerò come ci sono alcuni ingredienti che tu puoi aggiungere alla tua dieta e che portano all'apoptosi delle cellule grasse. In questo modo potrai perdere peso senza rinuncia. Prima di iniziare con l'elenco degli alimenti che possono aiutarti a perdere peso, voglio sottolineare che tutti questi alimenti arrivano dal mondo delle piante, dal mondo vegetale. Ed è per questo che anche tantissimi studi confermano come una persona che ha una dieta principalmente basata sulle piante, come verdura, frutta, cereali integrali e legumi, ha molta più facilità a perdere peso e a mantenere il nuovo peso a lungo termine, piuttosto invece una persona che fa delle diete temporanee o sceglie altri tipi di diete. Il primo alimento di cui voglio parlarti è la curcuma. Questo alimento così importante, di cui abbiamo fatto proprio un video del tutto dedicato, è essenziale non solo per evitare e prevenire possibili tumori e malattie, ma nel tuo caso anche per uccidere le cellule grasse in eccesso. Puoi utilizzare la curcuma nelle tue ricette o puoi prenderla attraverso dei supplementi, che sono delle pilloline in odore e in sapore, ma al cui interno ci sono proprio le quantità adeguate di curcuma che ti possono fare bene. Ricordati sempre, per assimilarla al meglio, aggiungi sempre la curcuma al pepe nero in modo tale da aumentare la sua assorbibilità di 1000 o 2000 volte. Il secondo alimento proposto in questo studio, e non ti sorprenderà sentirlo perché ne abbiamo già parlato tantissime volte in questo canale, è il tè verde, in particolar modo quello matcha.
C'è una grande differenza tra il verde classico, che sono delle foglie essiccate, e invece quello matcha, che è sottoposto a un processo in cui si aumenta molto di più la clorofilla e anche le catechine al suo interno. Sono proprio queste catechine che sembrano avere l'effetto maggiore e principale nell'indurre la morte delle cellule grasse. Visto che oggi ci sono tantissime proposte sul mercato e gli stessi metodi di lavorazione possono influenzare direttamente la quantità di catechine e polifenoli all'interno del tè verde, ti consiglio di guardare in descrizione, perché lì troverai dei link su dove acquistare questi alimenti da aziende serie che ti offrono dei prodotti di qualità. Terzo alimento, sempre un polifenolo, e sono sicuro che anche questo l'avrai già sentito, è il resveratrolo. Resveratrolo che ha fatto diventare famoso il vino rosso in tutto il mondo. In realtà abbiamo già parlato di vino rosso e di resveratrolo in altri video, ed è molto più importante e saggio acquisire il resveratrolo direttamente dall'uva, dal frutto, piuttosto invece che dal vino, che al suo interno ha anche l'alcol, che non è tanto salutare e che è direttamente collegato anche all'aumento di rischio di tumori. Detto questo, mangia quindi tanta frutta rossa e uva in particolar modo. Sappi che il resveratrolo ha un effetto ancora maggiore nel suicidio delle cellule adipose se associato anche alla quercetina e alla genisteina. Puoi trovare la quercetina in tantissime verdure, ma in particolar modo la cipolla rossa, che in Italia è famosa quella di Tropea, o magari il tè di ibisco o il tè di ribes. Mentre invece puoi trovare la genisteina all'interno della soia. E anche qui lo dico con un sorriso, perché già da altri video, che se vuoi puoi trovare cliccando qui in alto, abbiamo visto come la soia possa essere un alimento assolutamente sano, in particolar modo nella donna, per prevenire il tumore al seno o le problematiche legate alla menopausa. Per cui aggiungiamo la soia anche al resveratrolo, soprattutto nelle persone che sono sovrappeso e vogliono uccidere le cellule adipose in eccesso. Quarto elemento che puoi utilizzare si chiama esculetina, che è particolarmente presente all'interno della cicoria. Il quinto elemento, con un nome strano ma presente in un alimento molto conosciuto nella cucina italiana, si chiama agioene. Agioene presente principalmente all'interno dell'aglio. Aglio, di cui abbiamo già parlato tantissimo, l'abbiamo fatto già un video dedicato, che se vuoi puoi trovare cliccando qui in alto, è un super alimento che dovrebbe essere presente mangiato crudo in tutte le ricette e in tutte le cucine degli italiani. Ha effetti antimicotici, antinfiammatori e controlla anche la pressione. È ottimo per chi ha problemi di fegato, va bene veramente per tutti. Soprattutto in questo caso se vuoi perdere peso e se vuoi indurre il suicidio delle tue cellule adipose. Ma adesso passiamo a quelli più importanti, a quelli più efficaci, a quegli alimenti che possono veramente aiutarti a perdere peso senza il minimo sforzo. Ma da questi primi 5 avrai anche tu già notato come sia quella la loro caratteristica migliore. Non ti si chiede di fare cambiamenti esagerati, non ti si chiede di cambiare le tue abitudini da 0 a 100 o di fare neanche il minimo sforzo. Semplicemente devi aggiungere, spolverare queste spezie, queste sostanze, questi alimenti alla tua dieta, alle tue abitudini. Qualcosa in più. Il tè verde la mattina, magari la curcuma nei tuoi piatti, o piuttosto scegliere un'uva o la cicoria come insalata nei tuoi contorni o come dolce alla fine del pasto. La componente con un'efficacia maggiore nell'indurre l'apoptosi delle cellule adipose sono i flavonoidi. Flavonoidi che sono presenti in tutto il mondo vegetale. Dalla verdura alla frutta, dai cereali, i legumi e la frutta secca. I flavonoidi all'interno di questi alimenti hanno potentissime qualità nell'indurre l'apoptosi delle cellule grasse, oltre ad avere effetti antitumorali, antiossidanti e di prevenzione delle problematiche cardiache. Di queste, in particolar modo, un sottogruppo chiamato antocianine sembra avere l'effetto maggiore. Queste antocianine, che sono particolar modo presenti in tutta la frutta e la verdura di colore rosso.
color rosso come la frutta di bosco, fragole, mirtilli e ribes, che puoi trovare in particolar modo nel periodo primaverile ed estivo, ma anche per esempio il melograno che puoi trovare a settembre, ottobre e novembre. Le stesse antocianine sono quelle che puoi trovare nelle barbabietole o in alcune varietà di carote, che infatti hanno un colore violaceo. E se vuoi avere un pasto ricco di fibre, proteine e antocianine, tre elementi essenziali in ogni dieta che ti vuole portare a perdere peso: mangiati dei fagioli viola o neri, che hanno appunto una ricchezza abbondante di questi elementi. Ma veniamo alla cosa più interessante, ai fatti, quelli reali. Uno studio su donne obese, ne hanno prese 110, hanno chiesto a tutte di seguire la loro normale dieta. Ad un gruppo di loro, però, hanno aggiunto da mangiare una manciata di frutta rossa tutti i giorni per un mese di fila. Il risultato è stato che il gruppo di donne che ha mangiato la frutta rossa in aggiunta alla loro dieta ha perso in media 1 chilo al mese. Questo beneficio, che può sembrare magari per tanti un beneficio da poco e limitato, è però enorme se si pensa al fatto che non si è chiesto nessun cambiamento di stile di vita a queste donne. Hanno continuato a mangiare sempre le stesse cose, ma hanno aggiunto una manciata di frutta rossa. Questa è la vera magia di questi alimenti e di tutti gli altri che ti ho citato fino ad oggi. Non ti si chiede sacrifici, non ti si chiedono diete, ma ti può spiegare in maniera sostanziale perché tu, anche se mangi le stesse identiche cose del tuo amico magro, in realtà sei sovrappeso e non riesci a dimagrire. Aggiungere questi elementi come il resveratrolo, i flavonoidi, la quercetina, la curcuma è uno dei sistemi più utili e senza sforzo per cambiare la tua salute in meglio. C'è da sottolineare una cosa molto importante. Gli estratti, per esempio gli estratti di frutto rosso, non hanno la stessa efficacia del frutto intero di per sé. Quindi ti consiglio di non cercare scorciatoie attraverso i supplementi, ma iniziare però, come hanno fatto queste donne, ad aggiungere qua e là nella tua dieta questi prodotti. Possiamo quindi concludere, innanzitutto giustificando o perlomeno comprendendo che una persona in sovrappeso non per forza ha una cattiva propensità e mangia sempre porcherie o mangia in eccesso, ma probabilmente mangia le stesse cose che mangia qualsiasi altra persona, ma le assimila molto di più perché ha più cellule grasse al suo interno. Questa cosa però può essere modificata e alterata efficacemente attraverso l'introduzione di cibi vegetali che al loro interno hanno tantissime sostanze che vanno ad uccidere le cellule grasse. In questo modo cambierai il tuo metabolismo, cambierà la tua produzione di ormoni, perché sappiamo che le cellule grasse sono dei veri e propri organi che producono ormoni, così da portarti a perdere peso, a mangiare di meno senza far fatica, senza sconvolgere la tua dieta o senza sentirti male perché ti senti che stai rinunciando a qualcosa, e tantomeno incolpandoti di essere una persona cattiva perché ingrassa e non capisce come mai. Inizia ad aggiungere in tutte le tue ricette, in ogni tuo pasto, questi prodotti e raccontami qui sotto nei commenti come cambierà lentamente il tuo corpo e la tua silhouette. Ricordati comunque che ci sono altri modi per indurre l'apoptosi, come appunto il digiuno intermittente o l'esercizio fisico, di cui ho già fatto un video che puoi trovare cliccando qui in alto. Mettiti in moto perché perdere peso può essere veramente la svolta più importante della tua vita e prevenire tante problematiche e difficoltà future e anche presenti. Prima di andare via voglio ringraziare tutti gli abbonati che mi sostengono ogni mese con un piccolo contributo che mi aiuta a continuare a fare video di qualità. Se anche tu vuoi abbonarti puoi trovare qui sotto il pulsante e le indicazioni. Se non vuoi farlo non ti preoccupare, continueremo a fare video di qualità, ma perlomeno metti un pollice in su e clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao e grazie!